La filatelia, la storia postale ci permette di viaggiare nel tempo collezionando i documenti che hanno vissuto la storia dell'uomo in guerre, avventure, viaggi, scoperte. Uno dei sogni più affascinanti dell'uomo è viaggiare nel tempo. Per questo i collezionisti raccolgono, conservano e ordinano i pezzi migliori che possono essere dalle monete ai francobolli alla storia postale. Il collezionismo oggi da parte delle giovani generazioni viene considerato un po' un hobby desueto, eppure la storia delle comunicazioni che parte dalla notte dei tempi, oggi è più che mai attuale. Non esistevano altri mezzi che non le lettere, e anche se le strade non erano asfaltate ed erano magari infestate dai briganti, si sceglievano anche le vie di mare, il trasporto della posta avveniva con le prime navi a vapore, e dal Novecento, con l'introduzione dell'aviazione, la posta aerea cominciò a prendere piede. Allora le distanze si accorciavano, i tempi di trasporto erano sempre più veloci. Il collezionismo crebbe insieme a tutte le manifestazioni particolari, ad esempio i campi di volo, dove i primi biplani dimostravano come potevano volare, fare acrobazie, e ogni volta che veniva organizzata una manifestazione del genere, le poste intervenivano con degli annulli speciali, con dei timbri speciali che ricordavano l'avvenimento. In quest'asta della Cambi abbiamo diverso materiale che riguarda la prima crociera transatlantica avvenuta nel 1932-33 da Italo Balbo e da un gruppo di aviatori che a bordo di questi idrovolanti viaggiarono da Roma fino agli Stati Uniti e in Canada. Altri settori importanti di quest'asta sono rappresentati dalle colonie inglesi o dagli antichi stati italiani e dal Regno d'Italia, dove brillano alcune grosse rarità che sono visibili sia sul nostro sito che attraverso il nostro catalogo.